Ciao, in questo video ti voglio proporre un metodo per studiare, per conoscere sempre meglio la tastiera della chitarra, in quanto lo ritengo un requisito se vuoi progredire nello studio della stessa, infatti. Essenzialmente si parte da un presupposto. All'interno dei 12 tasti della nostra tastiera, infatti, della chitarra, abbiamo su ciascuna corda tutte le 12 note che compongono infatti la scala cromatica, ok? Io proseguirò quindi in questo esercizio suonando una nota alla volta dalla corda più bassa, dalla nota quindi più bassa, dal Fa basso, per arrivare alla corda più alta. Quindi progressivamente suonerò la stessa nota, per esempio il Fa, sulla sesta corda. La suonerò sulla quinta corda, la suonerò sulla quarta corda, sulla terza corda, sulla seconda e sulla prima corda. Ok? Partiamo quindi con la nota Fa. Con la nota Sol, abbiamo la nota La, abbiamo la nota Si, abbiamo la nota Do, abbiamo la nota Re, e infine abbiamo la nota Mi. Ora facciamo lo stesso discendendo, quindi dal Fa andiamo al cantino col Fa basso, ok? Quindi Sol, La, Si, Do, Re. Mi, quindi in questo modo abbiamo coperto tutte le note diatoniche, quindi le note della scala maggiore, senza alterazioni. Ora farò la stessa cosa sulle restanti note, quindi le note cromatiche. Partiamo dal Fa diesis, che potrei chiamare anche Sol bemolle, ma dal momento che sto salendo chiamerò tutte le note col diesis, ok? Questa è una convenzione più che altro. Poi Fa diesis, Sol bemolle sono naturalmente la stessa nota. Quindi Fa diesis.
Sol diesis. La diesis. Do diesis. Re diesis. Ora facciamo la stessa cosa in senso discendente. Quindi iniziamo dal Fa diesis. La diesis. Do diesis. Re diesis. Bene, con questo esercizio sicuramente arriverai a conoscere molto meglio la tastiera. Un altro modo consiste nel salire con una nota e nel scendere con la successiva. Per esempio, parto dal Fa. E scendo col Sol. Proseguo con La. E scendo col Si. E così via. Quindi quello che ti consiglio adesso è di proseguire con questo esercizio, naturalmente di farlo con una certa regolarità, non c'è bisogno di farlo per tanto tempo, bastano pochi minuti ogni giorno, però di sicuro questo ti aiuterà a migliorare nella conoscenza della tastiera, anche perché non si riescono a creare dei patterns, cioè le dita, ma anche la visualizzazione è abbastanza complicata. Ogni volta bisogna andare a ricercare le note che vengono, che devono essere suonate. Quindi è un ottimo esercizio per tenerci sempre in allenamento e ci aiuta di sicuro a conoscere molto meglio la tastiera. Quindi ti auguro buon lavoro e ci vediamo alla prossima lezione. Ti volevo far sapere che ho realizzato un corso con un approccio totalmente nuovo alla musica e all'improvvisazione jazz. Se sei interessato, qui sotto in descrizione troverai più informazioni.